Rotary ha, diciamo, si è affacciato adesso Rotary Firenze Sud nello certo. specifico in questo momento. Io non dispero, diciamo, che questo seme, diciamo, contamini anche altre, altri Rotary, che siamo tanti non solo in Italia ma nel mondo. Diciamo, questa prima esperienza è stata assolutamente positivissima. Rotary si è dedicato al sostegno economico, perché, come ha detto bene, come ha detto bene Emanuele, e come sappiamo tutti, il cavallo richiede impegno, richiede volontà, e questo è quello che ci mettono gli atleti, che ci mettono i ragazzi, ci mettono le famiglie. Richiede sostegno economico, e nello sport paralimpico ancora di più che nello sport del minor modalità. Quindi associazioni come la nostra, come Rotary, devono dimostrare in concreto la possibilità di sostenere questi atleti, che hanno bisogno veramente di formazione, di strutture e quindi anche di sostegno economico. Abbiamo cominciato con questa esperienza, sosteniamo nuovamente lo stage che ci sarà all'inizio di ottobre. Ma il messaggio che Rotary vuole dare è che la base deve essere aiutata ancora di più, e questo con il comitato regionale e con il Massimo Petaccio ne abbiamo già parlato. Gli atleti come loro sono le punte di diamante, ma abbiamo sicuramente, e ce l'ha dimostrato, ce l'hanno dimostrato gli istruttori con le loro parole, abbiamo una base che ha necessità anche di essere sostenuta e di essere portata avanti per dare sostegno, ricambio, accostarsi, diciamo, a questi atleti per i quali si devono aprire delle frontiere come quelle che ha portato la Sara ai campionati del mondo.